Costi insostenibili, la bolletta di energia elettrica del depuratore ASI di Benevento che serve il 99% delle aziende è più che raddoppiata. A lanciare l'allarme proprio il vertice ASI, non siamo in grado di pagarla. La bolletta di luglio 2022 era di 13.684 euro, la bolletta di luglio 2022 con lo stesso reflo è di 53.584, che ovviamente non siamo in grado di pagare. Purtroppo, che la gestisce la nostra società, ho scritto alla Regione, abbiamo scritto al Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo scritto anche al Prefetto, quindi è un grido d'allarme, come diceva il Sindaco, un grido d'allarme alla Regione, soprattutto perché il nostro ente vigilante c'è una legge che prevede anche un contributo straordinario, ma soprattutto anche al Governo di fare qualcosa, perché diversamente c'è il rischio del blocco del depuratore e quindi del blocco delle aziende, perché nemmeno ce la sentiamo di chiedere alle aziende ulteriori o dalle aziende di coprire per intero il costo della differenza dell'energia elettrica. Possiamo chiedere alle aziende, ho già chiamato anche Confindustria, vedrò venerdì le aziende principali, però non possiamo chiedere alle aziende di coprire il costo per intero del surplus di energia elettrica.